Continuiamo a parlare di livelli e oggi trattiamo gli argomenti di esporta livelli in file e composizione livelli. Questi due argomenti forse avremmo dovuto trattarli verso la fine del capitolo dei livelli, poiché non abbiamo ancora trattato l'argomento delle maschere. Ma al limite ci ritorneremo sopra verso la fine del capitolo, ma avremo già le nozioni di come applicare questi due parametri. Cominciamo quindi a parlare del primo argomento che trattiamo in questo video, che esporta livelli in file. Si trova nella barra dei menu File, Script, Esporta livelli in file. Quando ci clicchiamo sopra si apre una finestra. Questa impostazione ci permette di esportare il nostro documento, quindi l'intera composizione, in singoli file, in caso cui ne avremo bisogno. Vediamo quindi cosa ci propone questa opzione. Possiamo scegliere la cartella di destinazione o creare una nuova cartella e dare il nome alla cartella. In seguito possiamo dare il prefisso del nome dei vari singoli file che verranno creati da Photoshop. In questo momento lasciamolo predefinito, quindi come si chiama il nostro nome del nostro documento, presentazione livelli. In seguito possiamo esportare solo i livelli visibili e ci torniamo sopra tra un attimo. Possiamo in seguito esportare che tipo di file vogliamo che Photoshop ci realizzi nella nostra cartella, quindi in formato BMP, Bitmap, JPEG, PDF, Photoshop Document, Targa, TIFF e PNG 8 o 24. Lasciamo in questo momento per questo esempio JPEG. Includi profilo ICC e anche questo lo trattiamo tra un attimo. In seguito abbiamo le opzioni JPEG e la qualità. E vediamo anche questo tra un attimo. E possiamo specificare il formato e la posizione in cui salvare ogni livello come un file a parte, come abbiamo detto all'inizio. Cominciamo a parlare quindi dell'opzione solo livelli visibili. Viene da sé che ormai dovremmo aver capito il concetto di visibilità dei livelli quando abbiamo visto anche nei precedenti video le loro funzioni. E in precedenza non abbiamo trattato anche questo parametro della visibilità dei livelli poiché non era il contesto adatto. E oggi ne riparliamo. Se noi mettiamo la spunta solo livelli visibili, Photoshop andrà ad esportare giustamente quindi solo i livelli che abbiamo visibili nella nostra composizione. Ma nonostante tutto, Photoshop andrà a rilevare tutti i livelli che possediamo nella nostra composizione e andrà a dire: questo livello è visibile, questo non è visibile. E quelli che non saranno visibili o visibili li andrà ad esportare. Quindi, come abbiamo di fronte a noi in questo momento la nostra composizione, poiché ho creato, come vedete, vari gruppi di palloncini di differenti colori, lui andrà ad analizzare tutti i vari gruppi con i vari palloncini, e ce ne sono tanti, e quindi si dilungherà per andare a vedere tutte le opzioni nei gruppi e nei sottogruppi, quelli che sono visibili e non visibili. Quindi per accelerare il processo in questo momento di questa opzione esporta livelli in file, andiamo in questo momento a duplicare il nostro documento, la chiamiamo prova, riduciamo un momentino lo zoom del nostro documento ed eliminiamo, in questo caso nel nostro documento duplicato, i palloncini, di modo che il tutorial sia più veloce e Photoshop ci metta meno a realizzare questa esportazione dei vari livelli in file. E non abbiamo ancora finito di parlare di visibilità di livelli. In effetti all'inizio, quando l'abbiamo trattata, ci sembrava un argomento, diciamo, semplice: nascondo il livello, lo rendo visibile. Ma ci siamo accorti che, proseguendo nel capitolo dei livelli, questa opzione visibilità è più complessa di quel che si poteva pensare. E vedrete che applicheremo anche questa opzione di visibilità dei livelli quando parleremo del secondo argomento di questo video, composizione livelli. Quindi torniamo nella nostra finestra di esporta livelli in file e abbiamo capito la funzione di questa opzione solo livelli visibili.
Ma ricordatevi che prima Photoshop andrà ad analizzare tutta la nostra composizione, quindi tutti i livelli che possediamo, e poi andrà ad esportare solo quelli visibili. In seguito abbiamo il tipo di file e abbiamo scelto il formato JPEG. Soffermiamoci un secondo, poiché qui ci dice su questa finestra opzioni JPEG qualità 8. Ma noi in questo momento non sappiamo cosa significa la qualità 8, non ne abbiamo idea. Chiudiamo un secondo questa finestra. Per avere un'idea di cosa significa qualità 8, ci dirigiamo nella barra dei menu File e scegliamo l'opzione Salva con nome. Qui scegliamo l'opzione JPEG e clicchiamo su Salva e si apre una finestra ed eccola qui la nostra qualità 8. Significa qualità alta, ma abbiamo varie altre impostazioni, da bassa, media a massima. E qui abbiamo una piccola barra che ci indica le caratteristiche del nostro documento, 483K. Più andiamo verso un file piccolo, quindi una qualità bassa, più le sue proporzioni saranno ridotte. Più andiamo su una qualità alta, più saranno aumentate. Annulliamo e riapriamo la nostra finestra di esporta livelli in file. Quindi in questo momento la nostra esportazione dei vari livelli in file sarà di una qualità media e lasciamola così in questo momento per questo esempio. In seguito abbiamo l'opzione includo il profilo ICC o detto in inglese ICC. E qui apriamo, come abbiamo visto nei precedenti video di questo capitolo, anche qui un discorso grande come un oceano. Per capirne le caratteristiche dovremmo fare un intero corso sui colori, e in questo momento non mi sembra il caso. Però possiamo dire che un profilo ICC è, diciamo, un insieme di dati che caratterizza, per esempio, un input colore, oppure, non so, un dispositivo di output, o ancora uno spazio colore, e si basano su delle norme, diciamo, emanate dalla International Color Consortium, o detto in italiano dal Consorzio Internazionale del Colore, che cerca di standardizzare i vari profili colori per cercare di avere, giustamente come detto prima, uno standard uguale per tutti, o che il tipo di profilo colore venga eventualmente visualizzato in maniera uguale su vari dispositivi. Poi ci sono tante altre variabili da verificare, però questo è il concetto. Facciamo un esempio, chiudiamo questo momento questa finestra. Ora apriamo un documento, questo della Tigre che abbiamo visto più volte durante questo videocorso, e vediamo nelle proprietà. Dettagli, rappresentazione colore sRGB, che è un classico standard dei profili colore. Annulliamo e vediamo come applicarlo anche noi al nostro documento, questo profilo colore, per standardizzare al massimo la nostra composizione. Poniamo la visibilità ad un solo livello per velocizzare l'esportazione e poi vedremo in seguito come esportare tutta la composizione. Menu File Script Esporta livelli in file e clicchiamo l'opzione Solo livelli visibili e clicchiamo in seguito su Esegui e guardate il pannello dei livelli cosa succede. Photoshop analizza tutta la nostra composizione ed ecco il messaggio, esporta livelli in file, ha avuto esito positivo. Clicchiamo su OK. Apriamo il nostro riquadro e vedete cosa ci ha realizzato Photoshop. Il nominativo con il prefisso che gli abbiamo attribuito, presentazione livelli 0006, livello immagine, stesso nome che gli abbiamo dato nella nostra composizione, livello immagine. Ma se qui andiamo sulle proprietà, dettagli, rappresentazione colore non calibrato, poiché non gli abbiamo attribuito un profilo colore al nostro documento, quindi annulliamo, cancelliamo il nostro file
E questa volta andiamo ad attribuirgli un colore a questo documento. Quindi andiamo su Modifica, Assegna profilo e ci dice: la modifica del profilo del documento può incidere sull'aspetto dei livelli. Intendete procedere con l'assegnazione del profilo? Sì. Quindi clicchiamo su OK. E scegliamo per esempio lo standard che abbiamo visto prima, profilo sRGB, ma guardate l'immagine, non gestire questo documento, è profilo. Ecco perché quale volte quando vediamo un documento su un computer o su un monitor e lo trasportiamo su un altro monitor, alle volte l'immagine diciamo, cavoli, ma è differente, ma è la stessa immagine, proprio perché dipende dal profilo che questo documento è incorporato e dal tipo di dispositivo in cui lo visualizziamo. Ecco perché parlavamo prima delle variabili. In questo momento diciamo che ci piace così, come questa prova, clicchiamo su OK e salviamo File, Salva e lo chiamiamo Prova. Ora applichiamo la stessa procedura di prima. File, Script, esporta livelli in file. Sempre l'opzione solo livelli visibili, esegui e lasciamo di nuovo Photoshop lavorare. Apriamo di nuovo lo stesso riquadro, proprietà, dettagli e questa volta rappresentazione colore sRGB. Quindi abbiamo incluso un profilo ICC al nostro documento. Annulliamo, ovviamente, eliminiamo i due file che abbiamo creato insieme e chiudiamo. E ovviamente torniamo indietro nella nostra composizione. Ed eliminiamo comunque sempre i palloncini, altrimenti sarebbe troppo lunga la realizzazione di esportare i vari livelli in file. Ora applichiamolo a tutta la nostra composizione. Ripetiamo quindi la stessa procedura: File, Script, esporta livelli in file, deselezioniamo solo livelli visibili, anche se in questo caso non è necessario poiché tutta la nostra composizione è visibile. E clicchiamo su Esegui e lasciamo Photoshop lavorare. Forse in questo momento sarà leggermente più lunga l'esportazione, poiché tutti i livelli dovranno essere esportati e non come prima uno solamente. Quindi aspettiamo che Photoshop ci realizzi questa esportazione. Siamo quasi arrivati alla fine. Ed ecco cos'è successo. Apriamo di nuovo lo stesso riquadro e qui abbiamo i vari livelli creati da Photoshop con il loro nominativo, presentazione livelli, il prefisso e poi 0000, 0001, 2, 3 fino all'ultimo livello che è il settimo. Eliminiamo quindi questi file creati da Photoshop. E chiudiamo questo riquadro. E ora parliamo del secondo argomento di questo video, che è composizione livelli. L'opzione composizione livelli ci permette di realizzare più composizione con un solo documento. In questo momento chiudiamo questo documento prova PSD e vediamo in che cosa consiste. Quando desideriamo esportare più di una composizione con lo stesso documento, oppure che un cliente ci viene a dire vorrei più proposte, questa opzione di composizione livelli ci aiuta a realizzare questi tipi di composizione. L'opzione composizione livelli si trova nella barra dei menu, finestra, composizione livelli, se non l'avete già inserita nella vostra area di lavoro. Quando ci clicchiamo sopra si apre un riquadro. Vediamo cosa ci dice questa opzione di composizione livelli. Possiamo tramite queste due frecce navigare tra le varie composizioni che realizziamo. Infatti la notifica ci dice applica la precedente composizione livelli selezionata,
o applica la successiva composizione livelli selezionata. Possiamo aggiornare la composizione livelli, creare una nuova composizione livelli oppure eliminare una composizione livelli. Quindi vediamo come funziona. Diciamo che un cliente fittizio, come abbiamo detto prima, ci dica che vuole più proposte. Non so, una composizione completa con tutti i palloncini, una composizione con solo i palloncini blu ed un'altra composizione con i soli palloncini rossi. Ora, andiamo a creare quindi la prima composizione con tutti i palloncini. Creiamo quindi nuova composizione, livelli, e si apre un riquadro. Qui possiamo andargli a dare innanzitutto un nome, quindi gli diciamo composizione completa. In seguito possiamo applicare la visibilità dei livelli ed ecco qui l'opzione visibilità, come dicevamo prima, che è molto più complessa di quel che potevamo credere, la posizione e l'aspetto degli stili livello e possiamo anche dargli un commento. Clicchiamo su OK e viene realizzata la nostra nuova composizione completa. Ora abbiamo detto che il nostro cliente fittizio vuole altre due composizioni, una con i palloncini rossi e una con i palloncini blu. Quindi andiamo a nascondere i palloncini verdi, quelli gialli e quelli blu e ovviamente anche il palloncino blu che da solo sulla nostra composizione principale. E qui creiamo una nuova composizione e gli diciamo composizione palloncini rossi e clicchiamo su OK e abbiamo creato una seconda composizione. Terza composizione richiesta, quella dei palloncini blu. Quindi andiamo a porre visualizzazione ai palloncini blu e nascondiamo quelli rossi e anche qui creiamo una nuova composizione che la chiamiamo palloncini blu. Ora, a seconda del tipo di composizione che noi andremo a selezionare, vedremo la composizione inerente. In effetti, vedete cosa succede. Abbiamo tre tipi di composizione che possiamo presentare al nostro cliente. Ora dobbiamo esportare le nostre composizioni e a meno che il nostro cliente fittizio non sia in possesso anche lui di Photoshop, dobbiamo fornirgliele in un formato che siano visibili. E Photoshop ci propone tre opzioni. Ci dirigiamo nella barra dei menu File, Script, Composizione livelli. E qui abbiamo le tre opzioni. Composizione livelli in PDF, Portable Document Format, oppure Composizione livelli in WPG, Web Photo Gallery, oppure composizione livelli in file, che come concetto esporta livelli in file, ma in questo caso ci esporterà tutti i file delle tre composizioni. La composizione livelli in Web Photo Gallery, se ci clicchiamo sopra, ecco cosa ci dice Photoshop. La funzione galleria di foto per web è stata sostituita da modulo di output Adobe disponibile in Bridge, quindi ormai questa opzione è gestita da Adobe Bridge. Ma noi abbiamo sempre la possibilità di esportare in PDF e quando ci clicchiamo sopra si apre un riquadro. Qui abbiamo la possibilità di selezionare la cartella dove desideriamo salvare il nostro PDF. Poi mettere la spunta solo composizioni, livelli selezionate, poiché quando chiudiamo questo riquadro noi possiamo selezionare una composizione o più composizioni e le scorciatoie da tastiera sono le stesse dei livelli. Se premo il tasto CTRL ne seleziono solo due e mi esporterà queste due oppure tutti quanti. Tramite il tasto maiuscolo clicco sulla composizione che mi interessa e sull'ultima in cui voglio esportare, mantenendo il tasto maiuscolo premuto, e mi seleziona tutte le composizioni. Riapriamo il nostro composizioni livelli in PDF. In seguito possiamo dire che opzioni presentazione.
sarebbe a dire che quando noi esporteremo questo PDF, l'immagine delle varie composizioni che abbiamo creato avanzeranno ogni tot secondi, quindi in questo caso abbiamo messo 3 secondi, quindi la prima composizione verrà visualizzata e in metodo automatico dopo 3 secondi verrà visualizzata la seconda composizione e poi la terza, la quarta e via dicendo. Ed in ultimo l'opzione ripeti dopo l'ultima pagina, quando arriverà all'ultima composizione ripeterà di nuovo dall'inizio la prima. Quindi in questo momento clicchiamo su esegui e lasciamo Photoshop lavorare che ci realizzi le 3 composizioni che abbiamo creato insieme. Vedete come Photoshop sta lavorando? Ha quasi terminato. È leggermente più lungo del solito. Forse anche perché ho aperto diversi programmi per la registrazione ed ecco qua, composizioni livelli in PDF ha avuto esito positivo. Clicchiamo su OK. Ora se riapriamo la stessa cartella, qui abbiamo il nostro PDF e se ci clicchiamo sopra si apre il PDF sempre in Photoshop per vedere le composizioni che abbiamo realizzato e qui possiamo importarle nel nostro documento e poi lo vedremo più avanti. Ma possiamo anche per esempio leggerlo e quando si apre giustamente Adobe Reader ecco cosa ci dice: questo documento sta tentando di entrare in modalità a schermo intero. Diciamolo in questo momento di no e poi lo faremo in automatico dopo e ingrandiamo il nostro PDF, espandiamo le varie pagine ed ecco qua le nostre 3 composizioni. Ora, se applichiamo modalità schermo intero, noteremo che in maniera automatica ogni 3 secondi cambia composizione. E quindi qui possiamo creare la presentazione al nostro, diciamo sempre, cliente fittizio con le 3 composizioni da lui richieste. Questo conclude questo video per gli argomenti di esporta livelli in file e composizione livelli.